Stefano De Martino e Fabrizio Corona insieme. Lo strano incontro: durante la serata di ieri Fabrizio Corona e Stefano De Martino si sono resi protagonisti di un allegro siparietto, e sono bastati davvero dei loro pochissimi gesti per creare scompiglio tra i loro fan. Entrambi ospiti dell'evento Pitti Uomo, nessuno dei due non avrebbe mai immaginato di incontrare l'altro nella medesima serata. I due ex di Belen Rodriguez si sono comunque dimostrati molto sciolti, lasciando senza parole tutti i presenti. Chi immaginava infatti che tra Fabrizio e Stefano non scorresse buon sangue a causa del loro reciproco passato amoroso si è dovuto ricredere. Come ha fatto sapere a tutti il giornalista di Chi Gabriele Parpia attraverso il suo video caricato sul suo profilo Instagram, Corona ha sempre tenuto il ballerino di Amici abbracciato, mentre sorridenti si sono concessi ai fotografi in visibilio. I due sono apparsi come dei veri e propri amici. Hanno infatti scherzato e si sono scambiati anche delle battute. Un incontro fortuito che si è trasformato grazie ai due personaggi della TV in un evento senza precedenti, ed è stato senza dubbio, come ha scritto anche Parpia nella didascalia del video, un incontro molto strano ma anche inaspettato. Fabrizio Corona incontra Stefano De Martino fra foto e abbracci a pochi giorni dalla fine della relazione di Belen con il suo Andrea Iannone. I suoi ex storici Fabrizio Corona e Stefano De Martino si sono incontrati casualmente. Ciò nonostante il risultato non è cambiato. Fabrizio e Stefano hanno messo a tacere tutte le malelingue, dimostrando la loro complicità davanti agli scatti dei paparazzi. Entrambi attualmente intrattengono un ottimo rapporto con l'inviata dei mondiali di calcio 2018. La showgirl argentina infatti in seguito alla sua scarcerazione si è nuovamente molto avvicinata a Corona, prima attraverso appuntamenti nascosti e poi attraverso incontri avvenuti sotto gli occhi di tutti, dichiarando alla rivista di Alfonso Signorini di provare un immenso sentimento di amicizia nei confronti dell'ex re dei paparazzi. Per quanto riguarda Stefano, ciò che li unisce ovviamente è il loro figlio Santiago. Il ballerino professionista del talent show di Canale 5 si è addirittura trasferito a pochi metri dalla casa di Belen per poter stare il più possibile insieme alla sua ex e alla loro creatura. Cosa accadrà ora tra i protagonisti di questa intricata vicenda? Stando infatti agli ultimi gossip, la Rodriguez sarebbe nuovamente ritornata single, confermando recentemente la crisi che avrebbe investito la sua storia d'amore con il motociclista. Il video https://www.instagram.com/p/dilungazm8ilfilm/.di:Gabriele Parpia